che ci ha chiamato tutti quanti a riunirci qui questa mattina per fare un po' l'analisi di quello che succederà in Abruzzo da qui al futuro, e lo facciamo insieme al capogruppo Dario Franceschini, che ogni volta che viene invitato in Abruzzo è sempre presente. Ringraziamo il presidente Franco Marini per la sua vicinanza. Ringraziare Camillo Alessandro per aver organizzato questo incontro, saluto Gianluca Puntini, vice segretario regionale del PD, saluto tutti i deputati presenti, i consiglieri regionali, tutti gli amministratori locali e i dirigenti del nostro partito. Oggi affronteremo quindi, come dicevo, le cose più importanti che riguardano l'Abruzzo. Il titolo dell'incontro è Oltre la crisi, un nuovo Abruzzo nel paese che cambia. Siamo dentro una crisi che riguarda l'Europa, soprattutto, e soprattutto l'Italia, e di conseguenza quindi anche l'Abruzzo. Dentro questa cornice dobbiamo cogliere l'opportunità che abbiamo oggi e dobbiamo soprattutto praticare il cambiamento, perché questa non è una crisi come accadeva in passato, di attraversamento, ma è una crisi di morfologia, e quindi quando c'è una crisi di morfologia bisogna cambiare lo stato delle cose e farlo in modo convincente e serio. La gente ci valuterà per questo, e un grande partito come il nostro deve mettere in campo un grande progetto che possa poi essere credibile e consentirci di portarci alla guida di questa regione. Io non voglio farla lunga perché gli interventi saranno tanti e i lavori termineranno non più tardi delle 12, quindi vi invito che vi faccia di... Ecco, è arrivato anche Silvio Paolucci, che saluto. I lavori termineranno non più tardi delle 12, quindi vi invito che vi faccia di restare fino alla fine ad ascoltare le conclusioni di Franceschini, e i lavori si svolgeranno in questo modo. Ci saranno due saluti, quello di Silvio Paolucci e di Fusilli, poi l'introduzione di Camillo D'Alessandro, seguiranno alcuni interventi programmati e le conclusioni di Franceschini. Quindi ora la parola a Silvio Paolucci. Si senta meglio questo, avendo il microfono girato. Guardate, io penso che l'iniziativa questa mattina abbia un titolo davvero molto indovinato. L'Abruzzo oltre la crisi, a qualche ora da un importante tavolo che a Bruxelles ha rispolverato il ruolo e il protagonismo del nostro paese. Non voglio ovviamente soffermarmi su questo, anche perché abbiamo non solo tanti contributi e interventi, ma soprattutto le conclusioni di Dario, che ci darà a tutti noi l'opportunità anche di leggere in modo positivo, ma soprattutto in modo prospettico, i risultati di questo vertice a Bruxelles. Desidero invece sottolineare in questo saluto con voi, e soprattutto con Camillo, con Gianluca, con Luigi, di quanto sia attuale questo titolo per l'Abruzzo e di quanto per la nostra regione, per il nostro gruppo dirigente, per i tanti simpatizzanti iscritti, debba poter prevalere nella valutazione e nel giudizio di tutti noi, anche per dare nuova prospettiva di governo a questa regione, l'idea che l'Abruzzo non è in crisi perché è in crisi il nostro paese, perché è una crisi internazionale. A mio avviso tutti noi dovremmo, e io vorrei che potesse essere patrimonio appunto di tutta la comunità del partito regionale, potessimo valutare insieme ed essere consapevoli che l'Abruzzo è in crisi da 15 anni e che la crisi abruzzese economica, di occupazione, sociale e di sviluppo è una crisi che si mette in moto nel momento in cui nel 96 noi usciamo dallo schiavismo e passiamo e superiamo dall'essere regione assistita a regione che invece dovrebbe essere, ma non lo è, e questa è la sconfitta delle stagioni di governo, compresi in parte la nostra e le nostre,
dovrebbe essere in grado di competere in un mondo competitivo, globale oggi si direbbe, mettere cioè in campo sistemi territoriali locali competitivi sul livello internazionale. La crisi internazionale, il dramma del terremoto non fanno che accentuare i caratteri e i parametri di questa crisi in questa regione. E lo si diceva adesso in qualche breve intervista che si rilasciava all'esterno, l'Abruzzo in appena un anno conosce alcuni numeri drammatici della crisi. 4 punti in più di disoccupazione, meno 2% il PIL, meno 20% Dario, se si prende a riferimento il 96, anno in cui noi usciamo dall'obiettivo 1, al 2011. E rispetto a questo quadro, l'attuale giunta di governo non è stata all'altezza di dare nessuna delle risposte più importanti, che pure poteva, con un mandato di governo forte, anche con una opposizione da ricostruire, poteva mettere in campo. Su questo noi siamo stati bravi. Io voglio ringraziare il gruppo regionale, Camillo, voglio ringraziare Gianluca, desidero ringraziare tutti voi, militanti e dirigenti sul territorio, perché insieme dal 2009 ad oggi, in appena 36 mesi, noi abbiamo compiuto un vero e proprio miracolo. Non solo perché i nostri punti di partenza, al momento della costituzione del Partito Democratico, erano sostanzialmente duri, durissimi. Al momento in cui noi abbiamo cominciato a costruire il partito sul territorio, nel 2007, nel 2008, abbiamo conosciuto momenti molto difficili per il Partito Democratico Abruzzese. E voglio ricordare che in quei momenti, alla partenza di questa nostra nuova esperienza, che pure ha conosciuto, come spesso il Presidente Marini ci ricorda anche nei giornalisti, una profonda fase di rinnovamento, che è plasticamente anche rappresentata da questa presidenza, ecco, noi abbiamo invertito quelli che erano invece i dati di appena 36 mesi fa. Avevamo una sorta di OPA interna da parte dell'Italia dei Valori, a un'impollatura da noi con la espressione della, allora, della leadership della coalizione del 2008. Avevamo un PD sostanzialmente isolato nelle relazioni, nei rapporti politici con le coalizioni, con gli altri partiti, e avevamo un PDL, e forse questo ci è stato anche d'aiuto, in grado per ovvi e oggettivi motivi di ribaltare in modo diffuso quella che era una delle regioni in cui il centro-sinistra conosceva più di tutte e più di tanti altri territori una classe al governo diffusamente di centro-sinistra. In questi 12 mesi, Dario, noi abbiamo vinto quasi tutto quello che c'era da vincere. Sui comuni sopra 5.000 abitanti noi abbiamo riportato successi in 17 comuni su 22. In uno peraltro c'è una lista civica e pertanto il rapporto è 17 a 4. Nei 10 comuni, tra l'altro i più importanti tra i 10, a partire dall'Aquila, in 10 comuni sopra 15.000 abitanti noi abbiamo vinto in 8 dei 10 comuni, partendo da quel tipo di risultati. Certo. E abbiamo avuto la capacità di mettere in campo coalizioni e progetti e innovare tanto, coalizioni e progetti che hanno visto la costruzione di città in città, di coalizioni che io ho definito variabili sotto l'aspetto migliore e positivo, ovvero noi non ci siamo irrigiditi in coalizioni che avessero una fotografia statica, la famosa foto di Vasso piuttosto che il Terzo Polo, adesso di nuovo il quadro politico italiano in movimento, dunque vedremo quello che sarà invece la risultante tra 6 mesi di questo nuovo movimento politico che in Italia si sta formando, il quadro istituzionale, ma abbiamo avuto la capacità di costruire e poi offrire una proposta politica e coalizionale che di luogo in luogo è risultata la più adatta e la più vincente. Non è sufficiente, è un ottimo risultato, è uno straordinario risultato a mio avviso visto il punto di partenza, ma non è sufficiente per vincere le prossime regionali. Noi nel percorso prossimo saremo a fianco di Bersani, questa straordinaria apertura che pure ha lanciato per l'ultima direzione nazionale. E contestualmente a quel percorso in Abruzzo si apre anche un altro percorso. Noi terremo le regionali a 6 mesi di distanza tra le politiche, dalle politiche. Manterremo fermo questo metodo di lavoro.
e io lo dico a tutti, dico soprattutto a voi tutti, nei mesi scorsi ho lanciato qualche binomio, qualche parola, qualche principio. Ho chiesto a tutti voi di poter rilanciare una coalizione e un profilo del Partito Democratico, chiedendo un consenso per il governo, distinguendoci cioè dalle stagioni nelle quali noi governavamo per il consenso. E ancora ho chiesto in un altro binomio che si potessero sintetizzare e tenere insieme l'accoppiata regole e relazioni. Io credo che si possa fare. Credo che si possa fare se la sintesi non è individuale, credo che si possa fare se il partito non è esclusivo, credo che si possa fare se questo è un patrimonio che diventa collettivo, e quindi sono ampie possibilità. È su queste sintesi che noi proporremo nelle prossime settimane un progetto, e i titoli sono scritti dal posizionamento della nostra regione, col gran lavoro che il gruppo regionale ha fatto attorno a questo. La ricostruzione come leva dello sviluppo regionale, o ancora una sanità che dia qualità e quantità d'assistenza, o ancora l'economia con una maggiore concentrazione delle risorse, profonde riforme, dalla pubblica amministrazione dove va invertito il punto prospettico, non si parte dalle piante organiche. Ma si parte ovviamente dai compiti di una pubblica amministrazione, alla grande sfida del credito, che in questa regione è davvero un punto debole, e sappiamo tutti che le risorse stanno solo in una fondazione. Io credo che attorno a questi titoli vada sviluppato ovviamente un grande tema per quanto riguarda la nostra regione, e costruita una larga coalizione. Una larga coalizione con chi vuole stare su questo progetto di governo, che noi renderemo pubblico in quest'autunno, accompagnandoci e traendo vantaggi anche dalla campagna nazionale. La scelta degli uomini, la scelta delle classi dirigenti sarà partecipata. Saranno primarie per quanto riguarda le cariche apicali. Saranno primarie se non si cambierà questa legge elettorale, e comunque ci sarà una richiesta di partecipazione degli iscritti, dei cittadini, degli elettori alla selezione della classe dirigente. E io sono convinto, tuttavia, che non vada messa, e chiudo, che non vada messa davanti a questo percorso che dovrà darci tante soddisfazioni, ma che soprattutto dovrà renderne a tutta la comunità regionale, non vada messa davanti nessun tipo di percorso individuale, ma dovrà essere messa davanti invece un patrimonio collettivo, una squadra di governo, proprio perché la sfida del governo regionale è una sfida davvero impegnativa, è una sfida che non è sintetizzabile solo con un percorso individuale, ma è una sfida che invece deve vedere un'intera classe dirigente, un'intera squadra a una prova di fronte a una prova di governo davvero molto complicata. Su questo la mia garanzia è ovviamente che non vi sarà un partito esclusivo, vi sarà un partito che farà partecipare, non vi sarà un partito che darà alcun voto, quindi soprattutto per quanto riguarda il compito della segreteria regionale non sarà ridotto a questo, non ci sarà un partito che darà l'impressione di avere un primato esclusivo e verticale sulla società. Sarà un partito profondamente aperto, a disposizione di tutta la collettività. Buon lavoro e buona mattina. Così l'aria condizionata riesce ad abbassare la temperatura. Allora, c'è una email che ci ha scritto Regni, perché non è potuto essere qui, non è potuto intervenire, ci scrive: caro Camillo, come ti avevo anticipato, oggi non potrò essere presente alla manifestazione di Area Dem con il presidente Franceschini, in quanto mi trovo a Catanzaro per la giornata conclusiva di Italia Canto, nella quale sono stato chiamato a svolgere un ruolo e la selezione dei progetti presentati dai giovani abruzzesi. Auguro un'ottima riuscita della manifestazione, che senz'altro contribuirà al rafforzamento del progetto politico del PD, al quale tutti stiamo lavorando con impegno e passione. Saluto tutti con affetto, Giovanni Legnini. Ok. Grazie, allora andiamo avanti. La parola a Fusilli, Gianluca Fusilli.
Esattamente, credo che questo si senta meglio, anche perché il Leggio era stato posizionato all'altezza di Camillo, giustamente volevate fare la relazione introduttiva. Allora, cari amici, cari amiche, un grazie anche da parte mia, e credo che almeno per quel che riguarda gli amici di Pescara che hanno contribuito con noi a farvi questa proposta di iniziativa di questo movimento, i consiglieri comunali di Pescara, gli amici Giorgio, Antonello, Antonio Di Marco, tutti gli amministratori di questa provincia e di questa città che sono qui oggi, un grande grazie per aver accettato il nostro invito a partecipare a questa occasione di riflessione che ci è consentita dalla presenza a Pescara del nostro capogruppo alla Camera, Dario Francesco. Ci siamo dati dei tempi europei di intervento, io li voglio rispettare rigorosamente, mi sono anche fatto un canovaccio di appunti per non sforare, per questa opportunità di contributo che mi è concessa, e credo anche sia giusto, piuttosto che entrare nel merito del tema dell'iniziativa di questa giornata, che come vice segretario regionale del partito, appartenente al Partito Democratico, ma anche all'area democratica come impostazione culturale di provenienza e di visione del futuro, io provi a ricercare insieme a voi le ragioni più politiche che ci hanno consigliato, convinto ad organizzare questa iniziativa di partecipazione. Vedete, cari amici e cari amiche, io sono convinto che il tempo che stiamo vivendo in questo paese è un tempo nuovo, per molti aspetti un tempo difficile, in alcune sue manifestazioni anche un tempo drammatico, ma certamente un tempo nuovo. E se ci sforzassimo insieme di ricercare un sinonimo, un sostantivo, uno solo, che magari fosse in grado più di altri di sintetizzare o di evocare le difficoltà che stiamo vivendo insieme, io sono convinto che questo sostantivo, questo vocabolo, questa parola sarebbe la parola crisi. Crisi economica, innanzitutto, cari amici e cari amiche, che aggredisce quotidianamente il nucleo fondamentale della nostra società, cioè la famiglia. Crisi economica, capogruppo Franceschini, che tu sai bene genera sfiducia, paura per il futuro proprio e quello dei propri cari, e sta determinando per la prima volta nella storia della nostra democrazia il dilagare del timore, qualche volta anche fondato, che il futuro dei figli possa essere peggiore di quello dei padri. Crisi economica, io credo una crisi anche sociale, una crisi che rischia di minare gli stessi valori fondativi della nostra comunità. Io credo che gli ultimi 20 anni, dal 1994 ad oggi, sono quasi 20 anni, ci abbiano regalato, e dico regalato per modo di dire, una modificazione progressiva della nostra impostazione culturale di società. Io vedo quotidianamente elevato a sistema l'individualismo o il protagonismo individuale. Vedo evocare come soluzione salvifica di ogni problema, sia collettivo che individuale, non la mediazione politica, non la mediazione tra interessi confliggenti, ma il mercato con le sue regole e con le sue leggi. E vedo anche che la ricchezza, comunque prodotta, nel senso machiavellico del termine che infine giustifica i mezzi, purché ostentata, rischia di essere considerato elemento determinante, se non unico, non solo di prestigio sociale, il che potrebbe essere anche giusto, ma anche di protagonismo, addirittura di esistenza delle persone e della persona nella nostra concezione. In questo quadro, per quel che più ci riguarda, perché siamo una comunità politica impegnata, io credo più come effetto che come concausa di questo stato di cose, è sempre più evidente e percepita, e lo dico a tanti di quelli che sono all'interno di quest'Aula, che hanno la fortuna di essere come me, anche se a livello di base rappresentante del popolo, è percepita la crisi di credibilità e di rappresentanza delle nostre istituzioni democratiche, in ogni forma di espressione, sia quelle elettive che quelle politiche, le assemblee legislative nazionali, le assemblee legislative regionali, fino ai consigli comunali,
dai sindacati fino ai partiti. Sembra essersi interrotto, lo ripeto anche qui, quel filo rosso che nel tempo ha legato i rappresentanti e i rappresentati e i rappresentanti e i rappresentanti, e che è stato alla base della capacità di reazione della nostra comunità nazionale nei momenti in cui questo paese ha dovuto vivere, affrontare e superare anche nel passato. E se questo è il quadro attuale, per spiegare le ragioni del nostro stare qui, io credo che sia giusto, sia opportuno, anzi mi permetto di dire sia necessario, al di là della temperatura, del periodo estivo, della giornata prefestiva che abbiamo scelto di utilizzare, che una comunità politica trovi le ragioni di autoconvocarsi, di mettersi e rimettersi in cammino, le motivazioni per rafforzare il nostro stare insieme e per meglio spiegare quello che possiamo, quello che vogliamo dare al nostro territorio per tornare a guardare con entusiasmo al futuro. E lo stesso tema che abbiamo scelto, oltre la crisi, un nuovo Abruzzo per il paese che cambia cammino, evoca una speranza. Vuole trasmettere il messaggio che presto ci sarà l'occasione per far partire una stagione nuova di sviluppo per Pescara, per l'Abruzzo intero e noi speriamo anche per il paese. Guardate, in un momento come quello che stiamo vivendo di grandi difficoltà, io non voglio credere, credo che noi non vogliamo credere, che la risposta giusta sia quella che piace anche a qualche nostro compagno di avventura politica, di abbandonarsi alla demagogia, che la soluzione sia meno politica e forse qualcos'altro, perché qualcos'altro l'abbiamo già sperimentato, o addirittura l'antipolitica. Mi piace pensare che la soluzione sia più politica in un momento come questo, a condizione che torni ad essere di qualità, e cerco di precisarlo in tre punti brevissimi di questo concetto. Una politica in grado innanzitutto di produrre e pensare idee innovative per la soluzione dei problemi sociali, economici e istituzionali. Perché io credo che senza idee innovative non può tornare a far immaginare nessun periodo di crescita e di sviluppo nel tempo della competizione globale tra i territori e nei territori. Una politica che una volta che ha pensato sia in grado di comunicare con semplicità, trasparenza e immediatezza ciò che ha pensato, e si è in grado di ricostruire quel circuito virtuoso e costante di confronto con i cittadini, perché vanno bene le idee innovative, ma per avere la forza aggiuntiva della rappresentatività è necessario rimettere in piedi questo circuito virtuoso di confronto. Una politica che in sintesi certo assuma impegni, ma sia in grado anche di mantenerli nel tempo dato e di rendere conto di quello che fa. Una politica, lo diceva Paolo Lucci, che diceva non voglio un partito esclusivo, ritengo che lui non volesse un partito escludente e non lo vogliamo neanche noi, ma una politica che sia in grado di selezionare la classe dirigente a ogni livello di responsabilità, innanzitutto scelta dal cittadino, perché questa è la nostra cultura di provenienza, non abbiamo mai avuto paura del confronto e del giudizio degli elettori, ma che sia anche consapevole, e lo dico a Pescara non a caso, che certo è eticamente scorretto quando i cittadini te lo delegano usare male il potere pubblico, ma è altrettanto eticamente scorretto, e lo diceva con più compiutezza e anche meglio di me anche Don Lorenzo Milani, non utilizzarlo affatto il potere pubblico quando lo si ha, vivere la giornata, non avere un progetto, come ci sta capitando purtroppo per le note ragioni in questa città e in questa regione da quando il centrodestra è al governo. Una politica di qualità che non consideri il consenso elettorale come fine ultimo del suo dire e del suo fare, ma lo consideri un strumento indispensabile per avere migliori possibilità di successo nella realizzazione di un progetto comune di crescita e di sviluppo. Una politica, e questo è un fatto che riguarda più questa straordinaria avventura che è il Partito Democratico, che viva Dio consideri una ricchezza anche il confronto interno, il dibattito, la dialettica plurale, il contributo di tutti non solo a costruire il progetto e il programma, ma anche a realizzarlo e a controllarlo, perché la politica questo deve fare, programma e poi rende conto di ciò che ha programmato, perché come ben diceva anche Luigi Einaudi, non la lotta o la discussione devono impaurire, ma la concordia ignava ed il consenso unanime. E veramente ho concluso, perché con questi obiettivi questa comunità politica
si presenta ieri come oggi convinta che il Partito Democratico, in Abruzzo, a Pescara, a Chieti, a Pemora, all'Aquila, in tutte le realtà comunali e provinciali, sia lo strumento di partecipazione democratica migliore per realizzare questo progetto. È per queste ragioni che oggi, come area democratica nel Partito Democratico, abbiamo scelto di organizzare questa iniziativa, forti della speranza che partirà presto una nuova fase, un nuovo momento di buona politica e di buona amministrazione per Pescara e per l'Abruzzo, e che torni e ritorni ad essere all'altezza delle ambizioni, delle potenzialità, delle aspettative della nostra gente e del nostro territorio. Forza e futuro. Funziona. Il microfono funziona. Buongiorno a tutti e veramente grazie di essere qui. So che non è scontato, so che la giornata di sabato, la famiglia imponeva di stare altrove. Per questo la gratitudine è ancora più sentita da parte mia, da parte di tutti gli amici che in questi giorni, quasi come un tantam, hanno cercato di coinvolgere ognuno di voi. Lo diceva Gianluca perché era importante, perché è un momento importante che attraversa la vita economica, sociale e anche politica della nostra regione, e il fatto che ci stiate significa che l'Abruzzo ha bisogno di ritrovarsi e di ritrovarsi attorno a qualcosa che abbia senso, ragione, ma io aggiungo anche sentimento, perché questa regione, oltre a pensarla, a immaginarla, bisogna anche volerli bene. E la mattinata di oggi è solo una tappa di un cammino che certamente abbiamo alle nostre spalle, ma di cui oggi si intravede la meta. E senza timore, con serenità, con forza, con determinazione, noi oggi ci candidiamo come Partito Democratico a guidare il cammino che sarà della Regione Abruzzo dal 2013. Lo facciamo sapendo che incontri come questi servono a riempire gli zaini nel cammino di cose, di idee, di fatti che poi presenteremo agli abruzzesi. Per questo sono convinto che una bella giornata questa, così come è stata bella la giornata che ha di fatto battezzato la nascita di quest'area culturale con il presidente Marini, il 4 aprile del 2011 con Dario Franceschini, dove iniziamo a ragionare allora di un tema impegnativo, la quinta stagione, immaginando allora che probabilmente nulla, tutto sarebbe cambiato, nulla sarebbe stato come prima, perché c'era una crisi vera che mordeva e stava per mordere, i cui effetti si sarebbero visti probabilmente nel corso dell'anno 2011 e soprattutto in questa attualità, e ciò è accaduto. E lì ci proponemmo un tema ambizioso, un obiettivo ambizioso, quello di essere all'altezza di questo nuovo tempo, perché la crisi non è solo economica, perché la crisi è anzitutto sociale, perché lì ha i primi suoi drammatici effetti sulla tenuta sociale del paese, della nostra regione, ed è politica, perché di fronte ad una crisi e all'assenza di risposte lì si annida la rabbia, il rancore, l'idea della neutralità, della inutilità della politica. L'antipolitica non nasce perché c'è il grillo, l'antipolitica nasce perché c'è un vuoto, la percezione di un vuoto da parte della gente secondo cui la politica più o meno è neutrale, è inutile rispetto al problema, all'accadimento. E come fanno a non arrabbiarsi i pescaresi quando vedono un porto da oltre un anno insabbiato, fermo, dove la filiera comune, provincia, regione, governo nazionale ha prodotto solo fango e non si sa come risolvere quel problema che ha inchiodato una città, che è a rischio esondazione del fiume, che ha bloccato intere attività? È lì che poi si annida la rabbia, quando cioè non c'è la risposta al problema. Bisogna averne consapevolezza che la crisi consuma i passaggi,
e che nulla sarà come prima, prima di noi. E la politica non è fare la fotografia, ma è quella di essere, di avere la responsabilità di mettere in campo idee generatrici poi di reazione. I problemi hanno bisogno di reazione, altrimenti la politica non serve. Noi oggi ci poniamo il tema e sono convinto che dagli interventi successivi che ci saranno si svilupperà qualche ragionamento. Come si fa a garantire il benessere della collettività organizzata alla luce dei cambiamenti che abbiamo detto, che li attraversa, sapendo che ci sono certamente limitate risorse finanziarie a disposizione, ma da un lato c'è un campo aperto, quello della legislazione concorrente che ha novellato la nostra Costituzione, che consente per esempio al legislatore regionale di mettere in campo norme che producano comportamenti conseguenti. Come si fa a rispondere al fabbisogno di lavoro di oltre 60.000 abruzzesi? Come si fa a rispondere al diritto di futuro di una comunità scolastica di oltre 60.000 giovani? Come si fa a consentire la speranza, io dico il diritto alla speranza, a quegli oltre 23% di giovani abruzzesi che non sono solo disoccupati, sono il popolo invisibile, sono quelli che la mattina non si alzano più, rimangono col pigiama, non studiano più, non cercano neanche più il lavoro perché pensano che questo tempo non è il loro tempo, perché pensano che non c'è nessuna possibilità per loro. Sono coloro che hanno perso il diritto alla speranza. Come si fa a rispondere alla domanda di salute, che è una domanda tipicamente al plurale, che va dalla richiesta di eccellenza all'attività ambulatoriale, e la risposta in questa regione è solo drammaticamente ospedaliera, con l'ingolfamento che arriva lì, col deserto della medicina sul territorio dove non c'è nessun altro se non una risposta dell'ospedale, che poi non ce la fa a dare risposta alla domanda di salute, e ciò provoca, genera quella odiosa mobilità passiva di abruzzesi che vanno fuori regione, liste di attesa incivili dove una donna, per avere la possibilità di controllarsi, di fare la prevenzione prima che accada un problema, per esempio una mammografia, si sente dire ripassi tra 6, 7, 8, 9 mesi. E il presidente Chiodi invece è orgoglioso del risultato conseguito, lo giudica storico sul pareggio di bilancio nella sanità. Anche Ponzio Pilato è passato la storia, lo conosciamo tutti. Ma si è lavato le mani, così come ha fatto Chiodi in questa regione, dietro all'applicazione della legge, pure Ponzio Pilato fece così, si è poi lavato le mani delle grandi questioni che riguardano la sanità, ma che riguardano gli snodi veri della nostra vita collettiva, che sono tanti, che cercherò di declinare brevemente. Io credo che a tutto ciò si risponde sapendo che è arrivato il momento di porci l'obiettivo di ripensare noi stessi, sapendo che nel momento in cui lo facciamo e avremo di nuovo la possibilità poi non solo di dire ma anche di fare, la distanza tra il dire e il fare deve essere breve, brevissima, perché lì si annida la sfiducia, per esempio partendo, ripensando all'idea stessa della regione, che non può essere più quella che fa tutto e fa tutto male. Cioè fa il legislatore e allo stesso tempo fa l'applicatore di norme. Noi pensiamo a una regione che recuperi il ruolo unico della programmazione e poi delega ai territori poteri e risorse che ha. A quali territori? Con tutto ciò che è cambiato, i comuni sotto a 1.000, sopra 1.000, le province che non ci sono più, a quali territori? Noi dobbiamo ripensare l'organizzazione, l'intera legatura istituzionale e territoriale della nostra regione fatta di ambiti ottimali. Per esempio, dando norme, senso ad un'area metropolitana che non c'è, non esiste, non c'è una norma che la individui e che conferisca alle comunità e ai poteri locali che stanno dentro l'area metropolitana di fare qualcosa insieme.
solo perché appartengono a apparati amministrativi diversi, perché un confine geografico stabilisce che qui c'è la provincia di Chieti, di là c'è la provincia di Pescara e lì non accade nulla, quando l'area metropolitana dovrebbe essere il motore di una regione che trascina tutto dietro di sé. Poi non ci sono solo le aree metropolitane, i grandi centri. Penso anche ad altre, ad un'organizzazione del territorio, per esempio fatta di territori di confine. Ciò che accade ad Alba Adriatica, c'è il mio amico Peppino Di Luca, ciò che accade alla Val Vibrata, ciò che accade immediatamente dopo nelle Marche, non è che non interessa all'Abruzzo ciò che accade di là del confine amministrativo. E lì noi dovremmo organizzare misure, norme che mettano armonia tra chi sta qui e chi sta di là dal confine. Ma penso anche al sistema dei piccoli comuni. Anche per esempio, su questo impazzisco dall'idea, per esempio immaginando un ruolo, affidando ai piccoli comuni il ruolo che possono svolgere. I piccoli comuni possono essere chiamati a svolgere un ruolo o no di prossimità ai grandi centri? E che significa declinare questo? Per esempio sulla casa. C'è ancora bisogno delle grandi città di costruire ancora incubatori di case quando a qualche minuto dal confine di quella città ci sono paesi vuoti che possono accogliere famiglie, soprattutto le più giovani, a prezzi più vantaggiosi. Il problema poi qual è? È che quell'ambito territoriale deve essere attrezzato in modo tale che sia veloce andare da lì alla città. Alla città si va a studiare, si va a lavorare, si va a spasso, Luciano Alfonso si dice ci si fidanza, ma poi è impossibile tornare a dormire in quella città, in quel comune, a viverci. Non importa se l'asilo io ce l'ho esattamente vicino a me, ma se ce l'ho a qualche chilometro c'è un sistema riorganizzato e pensato nell'ambito territoriale che mi consente di portare quel bambino e di andarlo a riprendere con la cura e la premura, non ho più il problema di stare dentro a volte l'incubo della città. Dico incubo perché poi ci servono i parcheggi, perché poi ci servono gli spazi verdi, perché poi gli standard urbanistici devono essere rispettati, altrimenti non è più una città e diventa un dormitorio. Noi così penso che possiamo rispondere a tante domande, soprattutto dei giovani, a partire dalla casa. La regione, di fronte a questi cambiamenti epocali, risponde con oltre 720 giorni di attesa per una legge sulla elezione del Consiglio regionale, con oltre 1050 giorni di attesa per una legge urbanistica, con oltre 950 giorni di attesa per una norma sull'attività edilizia della nostra regione, con oltre 450 giorni di attesa per una legge che disciplini i beni paesistici e ambientali nella nostra regione, tutti i progetti di legge depositati e mai discussi. Io voglio ringraziare il gruppo consigliere regionale, sono presenti tanti consiglieri, Sclocco, Ruffini, D'Amico, Di Pancrazio, Di Luca, perché per ognuna di queste questioni il PD non è stato solo a misurare i giorni delle cose non fatte dal presidente Chiodi, ma si è sostituita la maggioranza. Abbiamo presentato noi le iniziative legislative svolgendo un ruolo suppletivo di chi era assente, cioè della responsabilità della maggioranza. E per esempio, se oggi in Abruzzo c'è una riforma dei trasporti, un pezzo di riforma dei trasporti, quello che ha dato avvio alla società unica, questa è una legge del PD votata in aula dal centrodestra. È paradossale, ma è accaduto anche questo. Noi abbiamo bisogno di un ammodernamento della rete infrastrutturale della nostra regione, abbiamo bisogno di cogliere le liberalizzazioni come opportunità, per esempio immaginando la Sangritana come vettore che non serva solo all'Abruzzo ma anche alle regioni limitrofe. C'è bisogno di ritornare a ragionare con chi ha poteri decisori nella nostra regione, che non è la regione, penso all'ANAS, ma penso anche alla società Autostrade, perché insomma noi dobbiamo recuperare anche un altro valore,
l'Abruzzo aveva tante vallate della morte dove non accadeva nulla, e dopo, attorno a quelle vallate, per l'intuizione delle classi dirigenti e per un minimo di dotazione infrastrutturale, lì si sviluppò l'economia e la vita di quelle vallate, la Val di Sacro, la Val Pescara, la Val di Brano. Oggi quelle vallate tornano di nuovo nell'incubo quasi del tempo che avevano conosciuto prima che conoscessero appunto lo sviluppo, cioè di fronte ad una fase drammatica di deindustrializzazione della nostra regione, quelle vallate tornano ad essere un problema e non più la risorsa. Questo vale per la intelaiatura delle piccole e medie imprese abruzzese strozzate dalla crisi di liquidità senza disponibilità di credito, ma vale anche per la partita delle grosse multinazionali. Se io penso che la Denso o la Bibito, a Cascata Londra, financo la Seven, possano decidere, alcune stanno decidendo di delocalizzare perché non hanno più motivi da giustificare ai loro proprietari stranieri perché rimanere in Italia, io credo che la regione non può stare a guardare, non può stare a fare la fotografia quando è accaduto il dramma della chiusura di uno stabilimento come la Denso, come la Seven, come la Pilkington, come altri. Credo che lì ci si va trattando, argomentando, mettendo sul tavolo per esempio delle ragionevoli proposte, costringendo i poteri locali, i poteri che hanno effetto in Abruzzo, mettendoli tutti sullo stesso tavolo, dall'ANAS a coloro i quali dovrebbero fornire le energie, non risolvendo per esempio in Abruzzo il problema dell'approvvigionamento energetico, che non è un problema che riguarda la famiglia ma che riguarda appunto la possibilità che un'attività, un'impresa che ha bisogno di, che non può permettersi neanche una micro interruzione perché quello genererebbe danno al processo produttivo, deve avere la capacità e la possibilità di risposta. Noi tutto questo lo vogliamo fare sapendo che ci verrà data la possibilità tra qualche mese di essere pronti alla sfida. Io penso che il Partito Democratico in Abruzzo sia riuscito a cogliere tanto, innanzitutto ad essere è stato capace di ritornare a ridarsi una funzione dentro la società, non basta, a ridarsi una riorganizzazione, non basta, ma certamente è tornato ad essere punto di riferimento ampio, un potenziale di attenzione questa classe dirigente ce l'ha, e non si risolve così, né si risolve per il fatto di aver vinto tornate amministrative. Ora c'è bisogno di quello scatto di re in più, cioè di essere percepiti come autorevolmente riferimento, come coloro che ci pensano loro a risolvere i problemi nel momento in cui avranno la possibilità di farlo. Perché tutti gli snodi veri sono rimasti drammaticamente irrisolti. Per esempio penso, nella conclusione, che la regione così com'è, piccola, demograficamente non grandissima, non si possa più permettere di giocare nella sua solitudine alcuna partita. Si tratta di allearsi con coloro che sono vicini noi, nelle nostre vicinanze, nelle nostre prossimità, e non penso solo alle Marche e al Molise. Penso cioè ad una piattaforma di proposte da avanzare al governo nazionale, oggi a quello tecnico, domani a quello, credo, del centro-sinistra, per candidare l'Abruzzo a svolgere una funzione per il Paese dentro uno scenario più complesso, perché o noi siamo in grado di recuperare numeri che giustifichino investimenti sulla velocizzazione del trasporto ferroviario, gli investimenti sui porti, l'investimento sull'aeroporto, noi abbiamo porti troppo poco profondi, aeroporti troppo poco lunghi, tutto sempre troppo poco per giocare una partita di competizione dentro uno scenario largo, esteso. Noi non ci arriviamo alla macro regione adriatico-ionica da soli, perché lì saremo solo un pontino in una carta geografica ben più ampia.
Noi lì ci arriviamo se riusciamo anche a far maturare dentro il Consiglio regionale, nei consigli regionali delle regioni limitrofe, applicando esattamente la Costituzione che ce lo consente, una cabina di regia che non sia quella conosciuta, ma che sia quella che comincia a fare leggi comuni tra Abruzzo, Marche e Molise, che riscopra per esempio, partendo da questo nucleo territoriale, la capacità e la possibilità di dare vita ad un'autorità portuale regionale che si occupi della cura, della manutenzione, della promozione dei porti, del dragaggio dei porti. Noi Dario, se oggi facessimo una fotografia d'Abruzzo, con le scelte che sono state consumate da Ferrovie, dello Stato, dal governo Berlusconi, con anche con la scelta del piano del sud, noi ci troveremmo in questa situazione. Al nostro sud, quello che era il treno più usato dagli abruzzesi, ma che è quello che ci consentiva di connetterci al nord e al sud, la famosa Lecce Milano, che era quello più veloce che passava per Pescara, oggi devierà, appena finita la realizzazione di quell'opera, da Bari verso Napoli, utilizzando la dorsale tirrenica arrivando al nord. Al nostro nord l'alta velocità si ferma a Ravenna. Noi siamo esattamente dentro questa fotografia. E nel frattempo regioni come la Toscana, come l'Emilia, come l'Umbria si stanno organizzando e si sono candidate all'attenzione del governo nazionale per realizzare la FAB Grosseto che collega i due mari, Tirreno e Adriatico. Noi avevamo questa vocazione dentro lo scenario nazionale, noi eravamo il corridoio della vecchia Europa con la nuova Europa, utilizzando la sfida dell'apertura che verrà dal Mediterraneo e dall'Adriatico. Oggi siamo così, per cui c'è tanto lavoro da fare e questo lavoro non può essere fatto né da solitudine né anche legislativa del Consiglio regionale. Questa è la sfida che noi lanciamo, sapendo che il cammino che ci vede davanti è un cammino non lunghissimo, ma sapendo che ce la possiamo fare, che l'Abruzzo migliore si sta riorganizzando, che l'Abruzzo migliore si è rimesso in cammino e sta attorno a noi per ricondurre di nuovo l'Abruzzo verso quella dignità, quel ruolo, quella funzione di cui necessita, bisogno e soprattutto meritano gli abruzzesi. Grazie. Francesco Ricci. Sarò brevissimo perché insomma Camillo ha detto molto, ha detto tante cose giuste. Vicino, più vicino al microfono. Innanzitutto un grazie a Dario per essere qui in mezzo a noi, ma non tanto per essere qui in mezzo a noi. L'incontro inizia con questa frase: oltre alla crisi e nel momento di crisi più grande che il nostro paese ha avuto dal dopoguerra a oggi, il Partito Democratico è stato punto di riferimento fondamentale per uscire da questa crisi. Questo si deve anche a te Dario, si deve perché l'area ha scelto un metodo di lavoro, non un valore, perché l'unità per noi non è stato un valore ma è stato un metodo di lavoro. E questo metodo di lavoro, devo dire, ha portato i suoi frutti, perché oggi il Partito Democratico è il punto di riferimento fondamentale del Paese per uscire dalla crisi. E di questo, insomma, li dobbiamo ringraziare, perché sei stato protagonista. Veniamo all'Abruzzo, sono state dette molte cose. Io vorrei soltanto parlare di due aneddoti. Ieri in visita ero con, faccio il medico, appunto stavo visitando, paziente molto colto, una persona che lavora a altissimo livello fuori Italia, e mi diceva, dottor, ma com'è successo che in Abruzzo non avete colto la più grande tragedia che c'è stata come strumento di assoluta opportunità per uscire dalla crisi? Insomma, il terremoto è stata una tragedia enorme, è stata per noi, per L'Aquila, ma è stato anche il momento in cui, il momento che noi dovevamo approfittare, il momento del quale dovevamo approfittare per rilanciare la nostra regione. E lui mi ha fatto un esempio che mi ha stroncato, lo dico così, no, fatemela dire tutta, perché disse, ma voi immaginate se invece di Gianni Chioggi ci stava Luciano D'Alfonso a fare il commissario, fatemela dire tutta, o Giovanni Del Giulio, o Camillo Del Sarto, sarebbe stata una cosa completamente diversa, è così, e questo dimostra che in Abruzzo la cosa
non va, i grillini non vanno forte perché sanno che da quest'altro lato non c'è l'antipolitica, ma c'è gente che è capace di governare e gente capace di risolvere i problemi. Voglio dire una cosa sulla sanità. È vero, probabilmente, non so, i conti sono quelli che sono, è stato raggiunto il pareggio di bilancio, insomma, poi vedremo. Però ci sono due cose che sono estremamente odiose. La prima è che Dario, questi hanno fatto il pareggio di bilancio, prende e dice quanto dobbiamo spendere? 10, benissimo, allora salvaguardiamo le nostre clientele, le mettiamo da un lato, poi prendiamo la falce e tagliamo tutto quello che è sul plus. Questo ha creato due cose estremamente odiose. Uno, la desertificazione del territorio. Oggi se uno sta male a Palena o in qualsiasi altro paese dell'entroterra abruzzese, vale la disperazione, perché il territorio è totalmente desertificato. Non ci sono più servizi, non c'è più niente, l'ospedale scoppia, non riesce a rispondere ed oggi sono ricominciati i viaggi della speranza. Ma il viaggio della speranza non è un problema economico soltanto, cioè non è il fatto che passa il problema della, così, di quella che è il costo di questi viaggi della speranza e quindi tutta quella che è la mobilità passiva. Il viaggio della speranza è un problema culturale. La gente non ha più fiducia del servizio sanitario abruzzese. La gente ti viene e ti dice: mi dici dove posso andare per risolvere questo problema? E questo è un problema culturale enorme che mette in ginocchio un sistema sanitario, che mette in ginocchio una classe dirigente, che mette in ginocchio gli operatori. Perché chi ti risponde un paziente che ti dice queste cose? Dice: io posso andare fuori, mi dici dove devo andare. E allora ti vai a dire: no, ma guarda che questo problema si può risolvere anche qui, adesso vediamo, parliamo e così via. Però poi si scatena l'altro sistema, che è un sistema ancora peggiore, che se non hai una lingua in sanità non ti curi. E questa è la tragedia dove ci ha portato il commissariamento di Chiodi. E allora, insomma, noi dobbiamo uscire da questa situazione. Abbiamo idee, abbiamo la possibilità in qualche modo di dare un forte cambio di passo, un forte straordinario cambio di passo a questa regione. Probabilmente dovremmo fare, per quel che riguarda la sanità, una riforma epocale, che potrebbe essere addirittura di esempio a regioni del nord che già hanno fatto. Un po' andremo a copiare, un po' probabilmente ci inventeremo qualcosa di nuovo, però questo possiamo farlo soltanto se al governo la prossima volta della regione ci saremo noi, e quindi potremo in qualche modo dare a questo Abruzzo speranza e possibilità per il futuro. Grazie. Sono molto contento di essere qui. Mi dispiace, anzi mi è dispiaciuto solo per l'ora non fortunata, per la giornata pretesa dalle famiglie come giornata di riposo. Però mi pare che la risposta sia al di sopra di una risposta difficile riguardante una mattina di sabato con questa temperatura. Grazie a Dario Franceschini. E comincio con questo, per dire quello che penso. Grazie non solo perché è un amico di questa città, di questa regione, di coloro i quali hanno preso a cuore negli anni questa città e questa regione. Grazie perché è venuto impegnando la responsabilità che ha. Perché noi abbiamo un'idea che la politica deve mobilitare responsabilità, poteri, non solo cordialità amicale. Perché poi quando la politica convoca i poteri e le responsabilità, ci si assume l'onere di fare sì che quello che si dice poi accada. Ed è questo anche che mi motiva questa mattina, davanti ad una bella assemblea, a persone che vengono da lontano e a persone che vogliono offrire un cammino lungo, lungo, che va da lontano all'Abruzzo. Condivido anche l'impostazione tematica, mi convince la crisi come scenario di fondo che ci riguarda in Abruzzo, in Italia, in Europa, e poi questa sfida di costruire
un nuovo Abruzzo, che a me piace però dire un Abruzzo migliore, perché soltanto nuovo non ci basta. Vedi, lo dico a Silvio Paolucci e lo dico anche alla responsabilità grande di Dario Franceschini e assumo come interlocutore anche Franco Marini. Noi ci siamo ritrovati in Italia in questi ultimi 20 anni attorno ad un'antinomia convincente. Dividiamo il paese tra vecchio e nuovo? Dividiamo il paese tra destra e sinistra? Come lo vogliamo dividere il paese per poi riunirlo? Ecco, a me piace dire che dobbiamo andare alla ricerca della qualità del nostro paese, della qualità di funzionamento delle istituzioni e della qualità anche di funzionamento di una regione che noi dobbiamo edificare. La qualità è il tema della qualità, è il tema che viene preteso dai cittadini quando vogliono rilegarsi alle istituzioni, quando vogliono riacconsentire una proposta politica, quando vogliono collocarsi dall'altra parte rispetto al grillismo o a quella che è la più colorata delle demagogie. Quindi una regione di qualità che dobbiamo costruire, nuova nel senso di diversa rispetto a quello che c'è, ma funzionante, che garantisca diritti e comodità. E come si fa ad organizzare questo? Perché questa è la domanda, secondo me. Come si fa ad organizzare questo? È figlio di Crizia? È figlio degli optimati di Crizia? O è figlio della democrazia, della politica, di una proposta costruita con difficoltà, con impegno, ma sapendo che in fondo ce la possiamo fare? Con questo spirito io penso che è stato gettato l'inchiostro di quella impostazione tematica e anche lo stabilimento del protagonismo di Ariadem. Ariadem che vuole essere? Vuole essere il massimo dell'apertura accogliente dentro questo grande cantiere che è il cantiere dei democratici. Se a me mio figlio, che ha 14 anni, ha appena superato con affanno il primo anno del liceo, mi chiedesse: ma che cos'è il Partito Democratico? Io gli risponderei, anche qui con difficoltà, dicendogli che è un partito che è frutto di una grande intuizione, che è in cammino e che vuole accogliere dentro di sé tutto quello che ha a cuore l'Italia, unendo culture, punti di vista, letture anche critiche, ma sapendo che il terzo millennio deve essere il terzo millennio dei diritti allargati a tutti. E perché mi viene voglia di dire ad alta voce quello che sto per dire? Non può essere Dario, Franco, Vittoria, Lanfranco, non può essere che ad ogni stagione di riforme in più c'è dei diritti in meno. Possiamo organizzare un di più di pensamento, possiamo organizzare un di più di approfondimento per fare in modo che le riforme veicolino, non oggi o domani, ma almeno dopodomani, almeno in un tempo che sta più in là, il mantenimento dei diritti e magari l'innalzamento della qualità dei diritti che abbiamo conosciuto. Io su questo vedo un grande ruolo della regione. Io non vedo un grande ruolo della regione perché è lo statino di una classe dirigente mignon, con le macchine blu mignon, con gli inviti a teatro gratuiti mignon e con le feste mignon della classe dirigente nazionale. No, io penso alla regione come una grande questione che può offrire grandi soluzioni a condizione che si conosca che cos'è la comunità regionale. Che noi chiudiamo con una partita di mandarini che arrivano da lontano solo animati da presunzioni. Ci sono tanti modi di essere casuali nella vicenda politica. Il peggiore è quello poi di incrociare le responsabilità pubbliche e non si sa cosa farne di quelle responsabilità. Ma stiamo scherzando di quello che sta accadendo in Abruzzo. Moretti ha detto che chiude, non è che diminuisce, chiude l'offerta ferroviaria all'Abruzzo, al Molise e anche alle Marche. E noi abbiamo il nanismo delle risposte, il balbettio. Le regioni protagoniste devono essere, mettendosi insieme, creando dossier insieme, consumando fino a logorarli gli spazi di confronto con le ferrovie. La conferenza Stato-Regioni non è un'invenzione immaginifica di Bassanini o di Cerulli-Relli, è un luogo dove va in onda la politica. Perché io dico che la regione è un grande potere? Perché sono grandi i bisogni che ha la nostra comunità regionale e noi li dobbiamo usare fino in fondo, sapendo che in questi ultimi
10 anni dal 2001, da quando un grande governo di centrosinistra fece una grande pagina di riforme istituzionali, quelle che spostarono i poteri da Roma ai territori, dicendo alle classi dirigenti: ecco, occupatevene, fate. Sapete quante regioni in Italia hanno usato fino in fondo i poteri del nuovo 117 della Carta Costituzionale? Due. La Lombardia del primo Formigoni e la grande potenza regionalista del Veneto. Il resto tutto un balbettino. Tutto un andare a chiedere a Roma col cappello in mano. Tutta una presunzione. E quando è che si è altra cosa rispetto a questo? Quando c'è un dibattimento nei luoghi, quando la politica funziona, quando i partiti sono canali, proboscidi, orecchie, occhi, pollici per ascoltare e fare, e poi arriva lì nella sede istituzionale. Ma questo piace che torni ad accadere in Abruzzo, a favore dell'Abruzzo, dando una mano, quella che è possibile, alla cultura dei democratici, al Partito Democratico, alle aspettative della nostra gente. Dario, se io ti dovessi dire in dialetto che cos'è questa regione, e volendo aggiungere giusto qualcosa a quello che tu già sai, io ti direi che questa regione è specificata da questi 3 o 4 elementi. Siamo grosso modo 1.300.000 persone, e questo lo si sa, si legge anche da Google. Poi siamo 305 comuni, e anche questo lo si sa. Poi siamo 137.000 imprese, e questo si comincia a non sapere. Poi siamo 61.000 studenti universitari. Siamo 60.000 volontari, cioè quelli che donano se stessi e lo donano agli altri per fare in modo che dove non arriva il potere ci arrivi il volontariato. Lo spirito anche della genuinità volontaria, che tanto ha fatto anche al terremoto dell'Aquila, che tanto fa nelle grandi città dove non arriva il welfare dello Stato o il welfare pubblico. Poi siamo, caro Dario, 1.700 idee innovative che si chiamano brevetti, che vengono depositati in via Molise e che purtroppo rimangono solo carte e non diventano imprese, non diventano opifici come è accaduto nel 1960 e 1970. Franco Marini 6-7 mesi fa lanciò sul centro, con la sobrietà che lo caratterizza da sempre e che gli ha dato sempre fortuna, che un'emergenza all'Abruzzo, dentro al terremoto, nello sviluppo da ritrovare nelle aree dell'Abruzzo, la questione della pubblica amministrazione regionale. Poi anche le organizzazioni industriali edificarono questo titolo come una grande emergenza. Mi piacerebbero molto che le organizzazioni industriali facessero di più intrapresa innovativa e imprenditoriale. Meno ruoli pubblicistici, meno curriculum arricchiti da incarichi pubblicistici e molto più premura per fare intrapresa economica. Però tornando all'appunto di Marini, esiste una questione della qualità del servizio della pubblica amministrazione? Sì, esiste. E perché esiste? E dov'è che si riscontrano i vuoti poi di questa funzione? Quando qui non accade nulla, nonostante i poteri, nonostante le risorse finanziarie assegnate. 2 miliardi veri di euro all'Aquila farebbero dell'Aquila il più grande cantiere vero dell'Europa. Non accade nulla. Tutto un cincischiare di capi servizio che giocano come i soldatini di Re Ferdinando, da sopra a sotto, da sotto a sopra, da destra a sinistra, e un circumnavigare di carte. Nessuno che declini e dispieghi quella funzione per fare in modo che accada quel fatto maestoso nell'incontro potere pubblico e suolo e territorio, che è la nascita del cantiere, che poi fa in modo che gli operai si sporchino di cemento le tute, che si producono i redditi, che si riedificano gli edifici verticali e che una città ricomincia. Io penso che noi dobbiamo portare rispetto a colui il quale ha voluto questo palazzo, che si chiamava Giustino De Cerco, caro Dario, è stato uno dei primi migliori presidenti di regione di questa regione, Giustino De Cerco, imprenditore. In sala c'è una persona che lo ha conosciuto, lo ha accompagnato, se si potesse dire nella carica positiva che ha questo termine, lo ha servito.
l'ho riconosciuto Gaetano Novello, l'ho accompagnato, gli è stato gomito e gomito. Una persona straordinaria che ha fatto in modo che almeno per un tempo questo Abruzzo fosse segnata da regionalismo. Perché caro Silvio, noi abbiamo avuto 42 anni di vita dell'ente regione e grosso modo 10-11 anni di regionalismo. Per quello che io cercherò di dire deve essere il regionalismo. La piena conoscenza dei bisogni di una comunità e la piena contezza dei poteri di quell'ente regione. Questa corrispondenza tra la contezza dei poteri, la sua anche capacità e dimestichezza nell'utilizzo, che non accade dal giorno dopo che si è vinto, ma ci vogliono mesi di studio, di approfondimento, come quello che si sta facendo in questo corso del Partito Democratico, come quello che abbiamo visto all'opera in grandi tradizioni regionaliste italiane. La regione di Bassetti, straordinaria, pensava se stessa collocata nel mondo, Piero Bassetti, ma anche la regione delle Marche di Sbacca e prima di Vito D'Ambrosio o di quei due ragazzi che si alternano in Basilicata. Portiamo in giro quell'esempio di governo della Basia, so bravi quei due ragazzi, non litigano mai, non si fanno vincere dall'invidia, si mettono insieme a competere gli obiettivi e le priorità, poche dorsali telefoniche per demolire dentro la classe dirigente, molta attività a favore, molta lungimiranza a snidare le cose che servono lì e poi a farle con la funzione dirigente. De Cecco aveva un'idea della regione, aveva un'idea anche della città di Pescara della regione, non odiava L'Aquila, da pescaresi autoctono e autentico, come io non ho odiato L'Aquila, tant'è che da sindaco della città di Pescara e segretario regionale eletto con le primarie depositai una proposta di legge da sindaco della città di Pescara per precisare la funzione di città capoluogo della regione Abruzzo in capo all'Aquila. E i pescaresi mi hanno rivotato, con il sorriso sulle labbra, con gli occhi che si incrociavano con i miei occhi. Ed è un'esperienza questa che la vivono solo coloro i quali non si improvvisano. Quando incontro un cittadino per strada e ti capita di incontrare gli occhi di quel cittadino che si siedono sui tuoi occhi, quando è che accade questo? Non quando uno ha il setto nasale a posto, la pettinatura più innovativa, quando c'è la piena corrispondenza tra quello che vuole quella comunità e quello che gli fa il titolare di quel potere. E questo accade quando uno le cose le sa, le sente, quando uno si è sottoposto a dibattimento con la sua comunità per cercare di mettersi in cammino con la gente. Noi questo dobbiamo riprendere a fare, perché non va più bene, non c'è più tempo per perdere tempo e aspettare. Dov'era la mia discussione, prima con Falconi e poi con quell'altra cosa lì? Se non c'era l'ascolto di questa regione. Noi vogliamo che si determini un rapporto riuscito, in maniera tale che ogni giorno accada quello che diceva da Don Milani a quello, sì, quel formidabile sindaco di Firenze del 1968, quello sì, Giorgio Lapira, quando diceva: chi è titolare di un potere ogni giorno deve dire che cos'è che ci ha fatto di quel potere e porsi la domanda: che cos'è che poteva fare in più? Dario, mi avvio alla conclusione, ho tanto da dire, ma le ascolteremo le cose che vogliamo dire, creandoci delle occasioni partecipate, sentite. Ma io ti devo finire a raccontare in breve che cos'è questa regione. Questa è la regione della transumanza dei nostri pastori, di figure lavorative altro che lavori usuranti, gente che a 60 anni aveva i mali più strani, eppure gente che aveva contribuito a quel tempo a creare il minimo possibile di reddito. Questa è la terra della Brigata Maiella, questa è la terra del terremoto del 2009, ma è anche la terra del terremoto del 1703 dell'Aquila, un terremoto che fece sì da svelare il primo rapporto riuscito tra l'Abruzzo e le Marche. Ma lo sapete voi che le famiglie di Ascoli Piceno accolsero dentro di loro le famiglie aquilane in corrispondenza del terremoto del 1703, inaugurando un rapporto che sulla dorsale appenninica configurava un Abruzzo più lungo, più grande, più aperto, più accogliente. E la Marca Adriatica, che è un'intuizione di Camillo, forse anche mia, di qualche altro ben pensante, è scritta nella storia dei rapporti delle nostre prossimità territoriali.
Questa è la terra di Celestino V e dell'idea che aveva lui del limite del potere e del valore delle differenze. Questa è la terra di Monsignor Capovilla, caro Francesco Ricci, al quale tu hai dato idealmente la tua cittadinanza onoraria, ed è la terra di uno che concepiva l'amichezza come cifra del rapporto con gli altri. Questa è la terra straordinaria di un uomo che ha concepito la bellezza come il diritto di tutti all'estetica, Spalletti. Certo, contemporaneo, ma la politica si nutre anche di contemporaneità. Noi vorremmo che il programma della nuova regione sia un programma che si alimenti di queste letture, di queste intuizioni, di questa perspicacia, di questa esigenza, di questa, come si può dire, invidia verso le regioni che hanno già fatto bene. Franco, e concludo, 2 giorni fa sono stato dall'ambasciatore turco in Italia, Akil Haki, bravissimo imprenditore che si è formato concludendo i suoi studi alla ENA francese, e gli ho detto, in una bella occasione, diciamo a pranzo, c'era anche un ascoltato giornalista abruzzese, incuriosito di ciò che accade al di là dell'Europa che per adesso sta al di qua. Gli ho detto, ma perché alla Turchia è riuscito così facilmente di essere la Germania dell'acqua di mare? E lui mi ha detto una risposta scherzosa, perché noi odiamo la siesta, odiamo il riposino. Poi una risposta seria, perché noi in 6 ore diciamo ad ogni imprenditore, sì, insediati e nasci. Questa è l'idea di funzione amministrativa che ha la Turchia. Una funzione amministrativa che noi troviamo in tutte le terre dell'Europa che producono reddito e ricchezza. Quelle che vivono da protagonisti dell'Eurozona. Noi dobbiamo fare in modo che il potere dell'ente regione sia una funzione. Nel Texas in 48 ore si dice ad un'impresa, nasci. In Abruzzo, in Italia, non si sa quanto tempo ci vuole. Dario, fate una riflessione sul traffico di influenze come reato. Ieri ho fatto una chiacchierata anche con il mio avvocato, ma io vorrei dire una cosa anche su questo. Aspetta ottobre, poi che fare. Ma ci rendiamo conto se uno che ha un'idea della rappresentanza politica si mette a spiegare una funzione a favore di un'impresa, di uno che ha un'idea imprenditoriale, e poi magari rischia di risagomare attorno a sé di nuovo un'ipotesi di reato per traffico di influenze. Ma la politica deve o non deve riempire il vuoto che c'è tra chi ha un'idea, chi vive un bisogno, un dolore e la regola? Se no, che deve fare la politica? Mette le gambe a cavalcioni alle prime serate del teatro? Che fa? Su questo, cari amici, l'Abruzzo attende, Silvio, l'Abruzzo attende. Tu hai fatto un indiscutibile buon lavoro. Perché hai ridato cittadinanza, hai rimesso in cammino questa grande nave. Però una cosa, e concludo, che non ci accada più che si vince una volta e poi si riperde. Noi dobbiamo avere l'ambizione, il volere fermo, stabilito, di rivincere 2 volte, perché è lì che si insedia la classe dirigente. Buon lavoro, cari amici, forza al Partito Democratico. Sabato mattina di Marte, e credo che abbiamo fatto bene a tenerla questa manifestazione, anche forzando Dario Franceschini, che aveva parecchi impegni in questo periodo, perché è troppo delicato il periodo che vive la politica nel nostro paese. Quindi una riflessione con
la nostra classe dirigente del Partito Democratico, in particolare di Area Democratica, ma ci sono naturalmente anche altri, meritava, in un momento in cui si stanno giocando le partite e si ragiona sulla prospettiva che riguarderà il nostro Paese. Io mi fermerò ovviamente su due o tre cose di quadro nazionale, ma non perché mi interessi meno l'Abruzzo, teniamoci bene. Io mangio il terremoto, vado a dormire a San Pio quando passo qui stasera, stanotte stavo molto meglio di che a Roma, per ragioni climatiche innanzitutto e per altre. Io voglio riconoscere alla determinazione di Dario Franceschini la nascita, non va di moda, non mi piace nemmeno a me la corrente, non... quest'area del partito che svolge un'azione culturale, politica, di formazione, però quelli che conoscono di più la vita interna del nostro partito di voi sanno che la nascita di Area Democratica costituì un elemento prezioso, si è rivelato, di garanzia per la stabilità di tutto il partito. Quest'area è l'unica dei raggruppamenti che in un grande partito ci sono e se lavorano alla formazione, al dibattito politico fanno bene, è una ricchezza. Quest'area forse è l'unica caratterizzata da un intreccio costruttivo delle anime principali del nostro partito. In quest'area c'è Fassino, capite? C'è Fassino. E noi aprimmo quando vedemmo che si riapriva una dialettica e uno scontro nel partito che poteva portare alla destabilizzazione del gruppo dirigente a partire da Bersani. E la determinazione di Franceschini di Italia, proprio che ruppe anche un altro rapporto che c'era all'interno, stabilì questa cosa con tutti quelli di noi che seguirono questa linea. Quindi va bene fare queste iniziative, questo volevo riconoscerlo, come anche voglio riconoscere una cosa, ma credo che sia abbastanza riconosciuta, e poi vi dico le tre cose nazionali che mi interessano stamattina. È giusto il rinnovamento, fondamentale. È una legge della natura l'alternarsi anche di gruppi dirigenti alla guida del Paese e naturalmente richiede anche una intelligenza nel costruirla. Noi in Abruzzo, su questo piano, ma non solo a livello regionale, anche nelle province, abbiamo avuto una straordinaria capacità di aiutare a questo ricambio forte del gruppo dirigente. Basta vedere qui il tavolo della presidenza questa mattina, da Silvio che sta seduto lì a chiacchierare con Luciani in questo momento, però c'è un rinnovamento straordinario dovunque e questo è un grande risultato che ha giocato un ruolo, non un solo ruolo, ma un ruolo importante anche nei risultati che alle amministrative abbiamo avuto. Noi alle amministrative abbiamo riconquistato un primato che era andato via con le vicende di tutti quanti in Italia. L'abbiamo ripreso per un lavoro comune, per uno sforzo fatto da molti di noi, una grande capacità di aggregazione. L'unità del partito è sicura, il rinnovamento c'è stato, questo risultato lo abbiamo avuto, abbiamo conquistato anche comuni che non avevamo, penso dove di far grazie a Vezzano, devo dire che è stata una conquista forte, in una roccaforte, devo dire storica un pochino, dell'area più moderata, della destra. Quali sono le tre cose che mi interessano? La prima è la chiusura del Consiglio d'Europa, ieri notte, qua quest'altro, 28-29, tutta la notte è durata, che mette un punto fermo rispetto ad una tendenza che si andava sviluppando in sede parlamentare anche nel nostro Paese, per cui eravamo ormai ad un punto limite di una gestione difficile, incapace di risolvere i problemi, per cui al di là dei rischi che la nostra economia corre, riandiamo a votare a ottobre. L'avete visto?
La cosa ridicola è che questa cosa l'hanno voluta non il Partito Democratico, stava costruendo questa pazzia, la stavano costruendo quelli che con una gestione assolutamente incapace negli ultimi 3-4 anni della vita del nostro paese ci avevano portato nell'orrore del barbaro. E poiché hanno una situazione interna ingestibile ed è sotto la visione di tutti voi, se sentite le televisioni e c'è qualche giornale, loro dicevano: ma no, non se ne può più. Noi li abbiamo difesi, perché come spesso ama ripetere Bersani, noi siamo per difendere l'Italia innanzitutto. E mai fino ad oggi, nella Camera dove il nostro partito è diretto da Franceschini, o nella camera dove sto io, dove è diretto dalla Finocchiaro, c'è stato un momento di difficoltà o di minaccia al governo Monti da parte del Partito Democratico, dei gruppi del Partito Democratico. Perché è l'Italia che ci fa? La crisi economica è straordinariamente grave. Noi abbiamo perso i 7-8 punti di capacità di spesa delle famiglie nell'ultimo anno. Abbiamo visto arrivare la disoccupazione oltre il 10%. I 500.000 cassi integrati hanno grandissime difficoltà di rientrare al lavoro e il rischio che questa situazione peggiori c'è. Monti è riuscito, e noi lo abbiamo voluto non per una scelta fredda, razionale, vogliamo cambiare con i tecnici. Noi lo voglio dire a quelli di noi che sono un po' più lontani dai fatti della politica, noi l'abbiamo voluto perché quando è caduto Berlusconi è caduto per acclarata incapacità di svolgere il ruolo a cui gli italiani l'avevano messo. Quando è caduto Berlusconi non c'era una maggioranza alternativa alle Camere, forse non c'è anche oggi, io l'ho visto al Senato, quando adesso per rifare la Corte alla Lega in condizioni disastrose gli offrono una riforma del Senato federale che nessuno può fare, gliel'ha dovuto ricordare Napolitano, non ci sono i tempi per cambiamenti di fondo che coinvolgono il paese e che quindi richiedono un dibattito ampio. Da ora in poi è tutta una cosa strumentale per cercare di richiappare un dialogo in un momento di grandissima difficoltà per loro. Per questo è nato il governo Monti, e Monti ha dimostrato questa notte su tre questioni che sono fondamentali. Io mi fermo qua su questo punto perché non voglio rubare tempo a tanti quello della difesa dei conti pubblici, dello spread, di questo costo immenso del finanziamento del nostro debito, 90 e più miliardi l'anno, pensateci un attimo cosa sono 90 miliardi.